È arrivata la Pasqua e questa sarà diversa dalle altre. Esatto, infatti qui a New York non festeggiano mangiando le uova di Pasqua della Kinder, che qua non esistono, anzi se esistono costano circa 50 dollari. Oppure non festeggiano mangiando l'agnello, ma partecipando alla Bonnet Parade, che sarebbe la parata di cappelli stravaganti. E stravaganti a dir poco, lo vedrete nel video. Che poi raga sono uno più stravagante dell'altro. Bellissimi. Ne abbiamo visti proprio cappelli, com'è? Tanto di cappello. Esatto, belli belli. Oh, belli. Guarda questo. Questo ha vinto tutto. Decisamente, bellissimo. Non è il primo cane che vediamo poi, eh? E qua addirittura ci sono le giudici che votano se ha approvato o meno l'outfit e il cappello. Vediamo. Hanno approvato. Qualcuno invece qua si è attrezzato più di noi e si è portato addirittura alla scala. E la cosa più assurda non è che questa cosa l'hanno decisa da un giorno all'altro, è una tradizione che si porta avanti da più di 150 anni. Se capitate a New York nel periodo di Pasqua è una cosa che dovete assolutamente fare, perché è un'esperienza unica. E con una giornata così bella, piena di sole, come non potevamo non ritornare a Bryant Park. Che bello, ci mancava mangiare in questo parco. E mangeremo un bagel. Vi abbiamo già insegnato questo trucchetto. Praticamente, se volete prendere un bagel e avete difficoltà nel comunicare con la persona che tipo di bagel volete, potete scaricarvi l'app GrabHub, scegliere l'opzione pick up e scegliere insomma lo store più vicino e ordinare direttamente dall'app e poi ritirarlo sul posto. Veramente ottimo, sì. Anche perché evitate la fila e evitate che ci siano incomprensioni. E non è una sponsorizzata, no. Comunque il locale si trova proprio dall'altra parte del parco. Per due bagel e due bevande abbiamo speso 33 dollari, c'è anche un po' di mancia qua ma non c'è scritta. Eccola, sì, 3 dollari. Raga, ma che caldo fa, io sto letteralmente sudando. Non siamo più abituati a così tanto sole, di solito ultimamente ce n'era poco e faceva molto più freddo. Wow, che bello! La grandezza mi sembra giusta. Sì. Quello di Mary mi ispira molto di più, solo che non lo posso mangiare perché ci sono le uova. Ho troppa fame. Pasqua alternativa comunque. Siamo passati alla North Face così al volo perché avevo visto sul sito una felpa bellissima, sapete sono grandissimo fan, però alla fine non mi convinceva, non c'era neanche la mia taglia e non l'ho presa, quindi per consolarci siamo finiti a prenderci un bubble tea, è da tantissimo che non ne beviamo uno. Oggi invece siamo a Brooklyn. Raro esemplare di scale mobili qua a New York. Voi conoscete il nostro amore nei confronti dei quartieri residenziali, soprattutto quando sembra di stare in un piccolo villaggetto. E abbiamo trovato questo quartiere che si trova a circa 15 minuti a piedi da Dumbo e ci troviamo a Brooklyn Heights.
siamo arrivati alla Love Lane. Pensavamo potesse essere la via più romantica di Brooklyn, ma in realtà è veramente brutta. Sì, a parte la scritta Love. Non c'è nient'altro, non so la storia, non so perché si chiama in questo modo. Sicuramente ci sarà una storia molto più interessante dietro. E passeggiando per il quartiere abbiamo trovato anche il Brooklyn Cat Coffee. Caffè, anzi, cioè in pratica puoi accarezzare i gatti e bere il caffè, però mi sembra che si paga. Sì, devi pagare credo $10 in più. Comunque, caffè e gatti, per chi è amante del caffè e dei gatti, questo è un ottimo posto. Sì, non lo faremo oggi perché abbiamo altri programmi, però in futuro non si sa mai. E forse perché siamo amanti dei cani? Sì. Vabbè, non facciamo discriminazione, ci piacciono anche i gatti, dai. Ci è appena saltati un fantasma da quella finestra. Sembra quasi inquietante, lo è. Vero, comunque mi piacciono troppo queste case, cioè guardate questa via. Io ci metterei la firma, vivrei qua, peccato che appunto è uno dei quartieri più costosi di New York, soprattutto perché è anche uno tra i più antichi. Comunque ora ci spostiamo al Brooklyn Heights Promenade. Raga, ma che bello è! Cioè io me l'aspettavo bello, ma non così bello! La gente solitamente si ferma ad Ambo a vedere la vista su Downtown Manhattan, ma qui si vede la Statua della Libertà abbastanza vicina, si vede l'Empire e il ponte di Brooklyn. Una bella scoperta e soprattutto non ci sono turisti. Beh, giocare a calcio con questa vista non è male per niente, devo dire. Decisamente. Ma tu pensa che bello vivere qui con questa vista? Non male davvero. Chissà quanto pagheranno d'affitto, già che noi paghiamo sui $2,600 e abbiamo vista metropolitana. Secondo me pagano sui 6.000. Loro hanno vista metropoli invece. Ci siamo fatti una lunga passeggiata, nel frattempo abbiamo anche ammirato il panorama e siamo arrivati qui. C'è una passerella sopraelevata che ricorda un po' tipo la High Line. Infatti c'è scritto qua che 8 minuti a piedi si arriva alla Emily Warren Plaza. Praticamente è la plaza famosissima di Dumbo che tutti conoscono. E questo qua è lo scorcio di cui vi stavamo parlando. Diteci se non è bello. Cioè, una vista spettacolare. Siamo arrivati al Dumbo Pier, ragazzi, è una vibe molto mare, estiva, anche se il tempo fa schifo. Però guardate anche questa piccola gelateria qua, molto, non lo so, ha un po' un faro. Esatto, sì, anche questa terrazzina qua, secondo me d'estate qua è bellissimo. Non vedo l'ora di tornarci quando farà più caldo. A proposito di caldo, andiamoci a riscaldare con un bel caffè qua in zona. O rinfrescare nel mio caso, perché sto morendo di caldo. Raga, il caffè è spettacolare, minimal come piace a noi, ma soprattutto guardate che cavolo di vista, cioè ponte di Brooklyn. Diciamo che è una delle poche caffetterie sostenibili qui a New York, perché il tappo è biodegradabile e soprattutto il bicchiere per l'ice latte non è di plastica ma è fatto in cartone. Di solito è tutto molto plasticoso. Ragazzi, ormai ci conoscete, sapete che noi siamo dei grandissimi amanti delle caffetterie, soprattutto quando hanno un qualcosa di particolare. E vi vogliamo dire, per le persone nuove sul canale, che noi abbiamo delle mappe del viaggiatore, che sono delle mappe interattive dove trovate le migliori caffetterie,
i bar, rooftop bar, ristoranti approvati da noi a portata di mano, perché potete scaricarle direttamente su Google Maps e averle sempre con voi. Il fatto è che si aggiornano ogni volta che noi aggiungiamo un nuovo posto. Sì, automaticamente. Esatto, e soprattutto ora vi lanciamo un codice sconto del 15%, basta scrivere YouTube 15 al checkout e avrete il 15% di sconto. Per festeggiare la nostra stagione preferita, cioè la primavera, anche se ancora primavera qui si sente o non si sente. Avrete tempo fino a fine aprile. Ma che bella è questa gelateria! Molto vintage. Sì, ha un'ottima vibe. Ottima vibe, ormai noi siamo americani, cittadini del mondo, vibe. Ragazzo che ci segue ci ha detto che da Lux Lobster fanno degli ottimi lobster roll. Noi non lo proveremo oggi perché sennò non ceniamo, però ora lo sapete, se volete mangiare dei lobster roll potete mangiarli qua e soprattutto avete la vista su l'Empire da lontano, il Manhattan Bridge, e siete sotto al Brooklyn Bridge. Ormai è diventata normalità trovarsi in mezzo ad un set di qualche film, documentario o serie TV. Una tappa da non perdersi qui ad Ambo è il Time Out Market, ma penso che ormai lo sapete perché l'abbiamo portato in più video. Raga, una volta che arrivate in cima con l'ascensore, prendete questa porta, spingete quest'altra e guardate che vista. Tutto questo gratuitamente. Cioè, non male, eh. Ed oltre ad esserci queste comode tipo panchina sdraio dove potete prendere il sole che non c'è, dietro ci sono anche dei tavolini gratuiti, perché il Time Out Market è una food court, un food market dove potete prendere da mangiare, sedervi là oppure prendere un caffè o non prendere niente, semplicemente rilassarvi. Comunque ottimo posto per riposarsi. Passi dal Time Out Market trovate questa spiaggia molto carina dove potete sempre rilassarvi, perché a quanto pare il tema di questo video è rilassarsi in posti particolari. Su queste rocce potete tirare sassi come stanno facendo i bambini dietro, ma vabbè, più che altro vi godete anche delle onde e un bel tramonto che non c'è, non oggi però. Ora però ci spostiamo a Manhattan, che qualcuno qua ha fame. Dopo tantissimo tempo ci siamo fermati anche noi sotto al Brooklyn Bridge, dove vendono insomma vari oggetti e souvenir, e abbiamo comprato la targa con scritto New York, perché da tantissimo che la volevo prendere e qua si sa, è risaputo, costano meno, quindi l'abbiamo comprata a $5. Si poteva fare anche uno sconto, però ho detto vabbè dai, $5 ci sta. Ma che bello è questo Shake Shack! Davvero? La cosa bella è che ha un sacco di posti a sedere. Mettere al primo posto quello al Madison Square Park e questo al secondo. Sì. E ha pure gli schermetti dove potete ordinare. Adoro tutto ciò. Ragazzi, allora, mi sa che ordiniamo questo qui. Ci sono anche i biscotti per i cani. Assurdo. È la prima volta che prendo da Shake Shack un panino al pollo. Soddisfatti della cena, ora però stiamo andando in uno speakeasy. La particolarità di questo posto è che ogni sera c'è una serata differente e questa sera è serata jazz. A prima apparenza sembra una caffetteria, ma vediamo com'è dentro. Serve prenotare e dovete prenotare in anticipo perché è quasi sempre pieno.
Raga, bella esperienza, abbiamo speso anche poco per quello che offre, cioè serata jazz, abbiamo mangiato delle patatas bravas, cocktail e birra, $50 compreso di mancia e 10% di tassa per appunto la musica. Effettivamente è un caffè fino alle 5 del pomeriggio, poi si trasforma, molto bello. Anche il servizio, devo dire, ottimo, all'ingresso c'è un guardaroba gratuito. E la musica veramente bella, soprattutto la cantante è vestita a tema anni 20, aveva pure il microfono degli anni 20, veramente spettacolare. Ho preso il gin perché appunto lo speakeasy si chiama Bath Hub Gin, quindi sono specializzati in gin, devo dire buono. Ma il dettaglio di questo locale era la vasca da bagno in mezzo al locale, che a quanto pare quando fanno la serata burlesque la fanno tipo là dentro, da quello che ho capito. Infatti c'è la serata jazz, serata burlesque, serata DJ. Ogni sera c'è una serata differente, molto molto bella, sì, questa non cosa. Male. Per chi conosce New York sa che per andare ad ascoltare musica in un club jazz spesso ti prendono anche $20-30 esatto. Di serata, quindi capite che... ne so, $5 non sono praticamente nulla. Esatto, infatti con $50 questa sera ce la siamo cavata. Comunque speriamo che questo video vi sia piaciuto, cioè abbiamo fatto Pasqua, Pasquetta alla grande, alternative come abbiamo detto a inizio video. Lasciateci un like per supportare il nostro canale, iscrivetevi se non lo siete ancora e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao ciao.